oggi una farfalla preziosa su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Continua il nostro svolazzare di farfalle all'interno del nostro canale, però oggi ho deciso di utilizzare una tecnica un po' particolare. Faremo una farfalla che oserei chiamare cloisonné, come appunto la tecnica dello smalto incluso tra listarelle tra listelli di metallo. Noi non useremo i listelli di metallo e dipingeremo la nostra farfalla, e lo faremo con gli smalti, però poi faremo anche la doratura. E quindi spostiamoci di là per un video pregno di tecnica e anche alla fine un bel risultato. Ed ecco l'occorrente per dipingere la nostra farfalla cloisonné con smalti per le unghie e la tecnica della doratura a missione. Quindi vedremo come si dora sullo smalto. Come strumenti da doratura io userò gli strumenti della Tintoretto, quindi coltello di doratore, spatola per prelevare l'oro, cuscinetto della Tintoretto, poi la missione all'alcol della Ferrario, un pennello da spolvero, un pennellino sottilissimo per applicare la missione, il libretto con la foglia d'oro francese, quindi sto usando l'oro finto, e poi un piattino per stemperare i colori, degli smalti di diverso colore a seconda dei colori che scegliete per fare la vostra farfalla, e poi una carta che supporti bene l'umido che apporteranno gli smalti. Io sto usando una carta Bristol 250 grammi ed è una carta super liscia, ve l'ho fatta vedere qualche tempo fa nella recensione sulle diverse carte da disegno. Mi serve una carta super liscia perché lo smalto deve avere una superficie liscia su cui poggiarsi e non deve raddensarsi dentro i grumi della ruvidità della carta. E questa è la più liscia che io abbia mai visto. Allora, quindi smalti e poi dei bulini o dotter con diverse punte. Cosa sono? Sono questi chiodini, diciamo così, che finiscono con una pallina. Possono esserci o per la manicure come questi, o invece per le belle arti come questi col manico in legno. Prendete voi quelli che più desiderate. Ovviamente ci servirà una matita e si occorrerà la gomma da cancellare. E poi una base o un top coat trasparente. In questo caso io ne userò uno che mi piace un sacco, che è quello della Essence, non perché lo voglia rovinare, ma perché siccome è agli sgoccioli diventa un pochino più gommoso ed è ottimo. Ed è ottimo per creare una bella patina con un bel finish lucido, ma difficile da stendere sulle unghie. Quindi cominciamo subito. Ovviamente io incornicerò alla fine la mia farfalla sulla solita cornice dell'IKEA Virserum, quindi ho già preso la misura entro cui dovrà stare la mia farfallina, che è questa. Allora, ok, fatta la farfalla, tamponiamo un po' per ridurre tutto quello che è l'eccesso di grafite. Come prima cosa passiamo una mano di smalto semitrasparente su tutta la zona occupata dalla farfalla. Questo darà modo allo smalto di creare un film su cui poi successivi strati di smalto si adageranno, stendendosi in maniera ottimale. Prima di far questo, scaricate il più possibile la vostra farfalla. Ok, a questo punto passate lo smalto. Steso tutto lo smalto, facciamo asciugare ben bene. Prepariamo ora il nostro tono. Io vorrei un giallo ricco che fosse leggermente sporcato dall'arancio. Non tantissimo, ma leggermente. Ok, prendo un pennello di cui non mi interessa granché e comincio ad apporre il mio colore sulla farfalla. Con questo bel giallo io farò il bordo della farfalla e anche la zona intermedia. Abbondo col colore perché voglio che l'effetto smalto risulti evidente, quindi
continuo a bordare, anche se qui poi andrà verde. Prendiamo ora un bel verde e piano piano riempiamo l'ala nella sua parte prossimale al corpo della farfalla. Adesso occupo lo spazio che voglio venga occupato da un altro colore. E adesso è arrivato il momento del nero, ne servirà abbastanza. E adesso vado ad occupare tutti gli spazi che non avevo occupato precedentemente con il nero. E anche qui abbondo e tiro bene le linee. Posso anche passare sopra quello che ho fatto, tanto poi posso ritornare su col colore. Lo smalto può essere sovrapposto. Segno quelli che saranno tutte le venature della mia farfalla che poi ripasserò con l'oro, quindi le segno molto gentilmente. Col dotter definisco meglio i volumi. Il dotter mi aiuta perché preleva una quantità di colore maggiore per il pennello e soprattutto non fa la striatura, quindi può essere una buona soluzione per eliminare tutti quei problemi che si sono magari creati passando malamente il pennello. In più, prendendo tanto colore, dà un colore bello coprente e non un colore trasparente. Guardate, vi faccio vedere anche col giallo quanto colore riesce a prendere, quindi quanto colore io riesco a immettere. E creiamo un bel rosso scuro che andremo a inserire. Adesso lasciamo asciugare perfettamente. Mentre adesso è ancora tutto mentre tutto sta asciugando, do qualche puntino con il bianco per lumeggiare e dopo passeremo alla doratura. Ma per passare la doratura bisogna che veramente tutto sia super super asciutto. Ok, io direi di fermarci qui, quindi facciamo asciugare completamente e adesso insieme a voi mi accingo a passare la missione all'alcol in modo da poter dorare in maniera veloce la nostra farfallina. Missione all'alcol versata sul piattino e pennello 00. Papà, cominciamo a passare la nostra missione in maniera certosina, direi, su tutta la farfalla. Qui non posso aiutarvi se non facendovi vedere come si fa. Con la punta del pennello si va a sporcare il tutto, assicurandoci di lasciare un'orma di missione, ma non troppa. Taglio a piccoli pezzi l'oro. Guardate come taglia questo coltello e rabbrividiamo, fantastico. E poi a poco adagiamo i nostri pezzettini di oro. Bene, fatto aderire tutto l'oro, schiaccio leggermente con il pennello. In realtà dovrei farlo con un
pezzettino di cotone idrofilo e non col pennello con cui poi andrò a spolverare, ma ho dimenticato di prenderlo. E adesso con enorme delicatezza rimuovo tutto l'oro in eccesso. Movimenti circolari e delicatezza, ragazzi. Arrivati a questo punto, la nostra farfalla è quasi completa. Cosa manca? La solita ombreggiatura, che anche qui andrà fatta a matita, quindi. E voilà, eccola pronta. Metti a fuoco. Benissimo, io ho voluto farvela vedere anche così, mi faceva un enorme piacere. È venuta veramente carina, sono molto soddisfatta, spero vi piaccia questa tecnica. Vediamoci di là, dopo le foto. Visto che bella la nostra farfalla, sembra quasi di metallo poggiata sul foglio, è un effetto bellissimo, lucida, piena, con quella doratura che si staglia sulle ali a imitare il cloisonné, appunto, che è questa tecnica particolare secondo cui lo smalto si cola entro delle lamelle, quindi una tecnica additiva. Qui non l'abbiamo fatta additiva, però il risultato è bellissimo lo stesso. Vi posso assicurare che dal vivo, io non so in foto come risulti o in videocamera, ma dal vivo davvero davvero sembra di metallo e sembra vera, sembra proprio uscire dal foglio. Se questo video vi è piaciuto, dipingetemi con gli smalti un bel pollice in su e condividete il video così sulle vostre pagine Facebook. Grazie, grazie per l'aiuto che mi date sempre. Io ve l'ho chiesto ultimamente un grande aiuto e voi mi avete aiutata. Grazie di cuore. Aiutate Arte per Te a crescere e a galleggiare nel mare di YouTube. Vi ringrazio tantissimo, vi aspetto sempre su Facebook, vi aspetto sempre su Instagram, ma soprattutto io vi aspetto sui miei altri canali. Due cuori una cappa, dove si pappa, e su Ombretta dove si chiacchiera, e sapete che è il mio sport preferito. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto.